La montagna non è solo rocce, sentieri e valli rigogliose, picchi sublimi, cieli tersi e candide nuvole. La montagna è un modo di essere e di vivere. È difficile, è severa, esige rispetto, esige sacrificio. Ma se la esploro, ritrovo me stesso. Se la ascolto, mi sussurra parole di conforto. Se la accolgo con sensibilità e passione, mi dona libertà. La montagna preserva le persone nella loro umanità più semplice e vera. E non vi è cosa più preziosa, ma al tempo stesso difficile da trovare. Io da bambino abitavo in una casa e al pian terreno c'era una falegnameria. Una volta finiti i compiti a scuola ero sempre lì, quindi rubavo sempre con gli occhi. E, mi ricordo che Gaudenzio si chiamava falegname. L'avrò stufato a forza di essere là a guardare. Poi mio nonno si è realizzato un piccolo laboratorio per conto suo, diciamo, e lavoravo giù in questa piccola falegnameria che era 15-20 metri quadri, quindi io vedevo quello che faceva lui e forse più là che ho iniziato a incarnarmi il mestiere di falegname. Non si può dire falegname perché non siamo a quei livelli là, però come lavorare il legno nel mio piccolo sì, ho iniziato là. È una cosa che ho nel sangue, la falegnameria, il suono delle macchine mi piace, lo riconosco ancora. Questa è la passione, non si riesce a esprimere, è una cosa che è dentro di te. E un po' mi manca qualche volta quella falegnameria là, però me lo ricordo ancora, lavorare con le mani è molto emozionante. Noi siamo artigiani del legno, quindi facciamo oggettistica in legno, non facciamo mobili. La ditta è partita un po' per scommessa quando i miei colleghi hanno iniziato a chiedermi qualche tagliere per casa. Avevo delle assi vecchie che mi aveva lasciato il nonno in un tabià. Ho iniziato a lavorare un po' le assi, quindi a incassare qualche soldino. Abbiamo detto perché non continuare. Abbiamo pensato, io e Cristina, che è mia moglie, di aprire su al Passo Cibiana, dove abbiamo la rivendita, apriamo solo d'estate e sono già circa 10 anni che abbiamo questa attività. Il lavoro più manuale si sviluppa qua a casa d'inverno perché ci sono tante ore di lavoro per preparare tutto il materiale e non sarebbe possibile farlo su al passo anche perché non ci sono tutte le macchine che abbiamo qua. L'unica cosa che ho mantenuto di quella falegnameria, che poi me l'ha dato mio nonno, il banco da falegname e qualche attrezzo. Ho sviluppato tutto attorno là e l'intenzione non è di ingrandirsi, di rimaniamo nel nostro piccolo e cerchiamo di fare il nostro meglio in questa maniera. Noi ci riforniamo solo da ditte locali per quello che riguarda il materiale che compriamo e altro materiale lo andiamo a tagliare nel bosco, quindi sempre roba del posto. La nostra produzione non è una produzione massiva, facciamo 1 o 10 pezzi, poi se va bene l'anno dopo le riproponiamo. I pezzi sono sempre per forza tutti artigianali, uno non è uguale all'altro. L'essenza del legno si sceglie in funzione del pezzo che devi realizzare. Più tarli che ha, più vecchio è, più malconcio è, una volta che l'hai ripristinato, gli hai fatto i suoi trattamenti, è un'essenza bellissima. Il sole che mangia il legno crea sempre delle venature diverse che puoi utilizzare per fare un occhio di un animale, puoi fare
un qualcosa di caratteristico per l'oggetto che realizzi. Ogni legno vale a se stesso per creare un oggetto unico. Devi avere in mente cosa tirare fuori da quel prodotto quando vedi l'asse, anziché buttarla via, dici questo pezzo qua potrebbe servire per, allora lo metti da parte e un domani di quei 10 pezzi, quello che hai messo da parte, ti serve per fare quel singolo pezzo di quell'animale, che rende il prodotto quindi unico. Quello che per qualcuno può essere un difetto sul legno, al nodo, noi cerchiamo di renderlo partecipe della creatura. Per noi non è un difetto, è una cosa che lo rende unico. L'artigiano è questo, fa pochi pezzi e devi un po' spiegare anche al cliente il sistema, il metodo con cui è fatto il pezzo, perché non tutti capiscono quanta fatica, quante ore, e quindi fai il prezzo sulle ore che sei stato. Non puoi fare diverso, se no la ditta non sta in piedi. Ci troviamo insieme per definire cosa possiamo fare, quali sono gli articoli nuovi, perché la gente vuole sempre vedere comunque ogni anno qualcosa di nuovo. La sagoma dell'articolo la vediamo insieme, quindi io taglio il legno, lo spazzolo, metto insieme certi pezzi, poi certi altri pezzi li mette insieme Cristina, poi come decorarlo lo fa esclusivamente lei. Ne fa uno, ne fa due, ti piace, non ti piace. Poi io sono un po' critico, sempre ipercritico sulle cose. Magari sbaglio, però lei cerca sempre di venirmi incontro il più possibile. Ci compensiamo nel lavoro. L'uno non esiste senza l'altro, i due devono per forza coesistere insieme in tutto. Lei è più portata per i rapporti con il pubblico, io sono un po' più un eremita, sono un po' più inquadrato, lei è un po' più flessibile, quindi ci compensiamo. Facciamo un'unità in due. Vivere in montagna comporta chiaramente dei disagi nel reperire il materiale, i disagi che d'inverno non puoi andare nel bosco a tagliare certe robe perché c'è la neve, i costi, però secondo me può essere anche una caratteristica buona. Qua è bello vivere nella tranquillità, Cibiana è bella perché è fatta di gente spontanea, cioè non abbiamo lati nascosti, siamo come siamo, qua c'è proprio un senso di serenità, di pace interiore, al di là dei problemi che poi hanno tutti nella vita quotidiana. Forse si riesce a estraniarsi un po' meglio che stare in una grande città. Quindi secondo me stare qui ha anche i suoi lati positivi. Perché stare a Cibiana? Perché no? Perché no? Montagne hanno temprato genti, silenziose, vissute di valori e fatiche. Mani callose scalpellavano il cirmolo, ricoperte di trucioli, lisciavano tavole di abete, profumo di resina. Nulla è perduto, c'è ancora chi, voltandosi indietro, toglie il superfluo, dà forma al legno, perché anch'esso ha un'anima.